La sepsi è un'infezione grave in cui batteri invadono il torrente ematico, il sangue, e quindi danno sintomi sistemici gravi, anche potenzialmente letali. Più che prevenzione bisogna saper fare una diagnosi precoce. È l'occhio clinico del pediatra di famiglia, del pediatra ospedaliero, che come in questo caso è stato vincente. La sepsi è un'infezione potenzialmente letale se non riconosciuta e trattata prontamente. Da Arezzo fortunatamente arriva una storia a lieto fine, quella di una bimba di 10 mesi salvata all'ospedale San Donato. La piccola era arrivata in pediatria con febbre e pianto. A scoprire in breve tempo la causa i medici del San Donato, che hanno messo in campo un lavoro di team e le migliori cure per salvarla. Caso di una sepsi, un'infezione grave da stafilococco aureo con una localizzazione osteoarticolare, trattato in maniera individuato in tempo, velocemente, con una diagnosi clinica molto rapida, ma con il supporto di tanti, ecco, quindi si va dal laboratorio, poi il team accessi vascolari, la unità operativa di anestesiologia pediatrica, la radiologia, e insieme abbiamo risolto il caso, e la bambina è a casa, sta bene, e quindi siamo molto contenti. La sepsi in generale è la principale causa di decesso per un'infezione e una delle emergenze più frequenti in ospedale, e non solo. È una patologia che riguarda non solo i bambini, ma tutto lo spettro dell'età fino all'adulto. I campanelli di allarme sono campanelli che indizi clinici di uno stato di cambiamento dello stato clinico, uno stato di malessere, di una sintomi che coinvolgono più apparati, non soltanto l'apparato circolatorio ma anche quello respiratorio, per esempio un aumento della frequenza respiratoria, un aumento della frequenza cardiaca, uno stato di obnubilamento del sensorio, cioè bambino, un adulto che non è più lui dal punto di vista anche di come si rapporta con l'ambiente esterno. E ovviamente la diagnosi prima si fa e meglio è, e si interviene ovviamente prelevando esami colturali che vanno fatti prima dell'inizio di antibiotici e trattando nel più breve tempo possibile. Non basta soltanto la terapia antibiotica, ma c'è anche un supporto nelle sepsi gravi, anche di liquidi, perché si va in shock settico. In questo caso, grazie a Dio, non siamo arrivati allo shock settico.